Una boccata di ossigeno per i tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. C'è stata infatti una nuova proroga di un anno fino a dicembre 2025 per tenerli aperti. Il governo Meloni ha infatti assunto l'impegno a una revisione della geografia giudiziaria che porterà avanti nei prossimi mesi con un'apposita legge delega. Il senatore di Fratelli d'Italia Ernesto Rapani, relatore in commissione del decreto sulla nuova organizzazione dei tribunali ordinari, ha incontrato i sindaci abruzzesi e gli altri esponenti delle istituzioni. Di soddisfazione rispetto dei patti stretti con l'Abruzzo parlano i parlamentari abruzzesi di Fratelli d'Italia Ethel Sigismondi, Guido Liris e Guerino Tessa. Anche il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio mostra una certa soddisfazione. Soddisfazione abbiamo espresso ieri al senatore Rapani e ai senatori e onorevoli presenti, perché finalmente abbiamo avuto una certezza, abbiamo avuto una determinazione legata alla proroga certa di un anno che sarà presentata direttamente dal governo con il mille proroghe. E questa proroga è legata non più all'emergenza, ma è legata proprio ai passaggi parlamentari della riforma della geografia giudiziaria. Oggi ci aspettiamo solamente che l'Aquila, il Tribunale dell'Aquila, trasferisca un po' di personale ad Avezzano e Sulmona e Chieti trasferisca il personale amministrativo a Vasto e Lanciano. Un passo avanti per i tribunali di Lanciano, Vasto, Avezzano e Sulmona che ora attendono l'iter dopo una battaglia che dal territorio va avanti da anni.